Bentrovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Napoli come Roma. Da qualche settimana anche sotto il Vesuvio si assiste a fenomeni di occupazioni abusive di immobili privati e comunali. Ponticelli e via Egiziaca a Pizzo Falcone sono soltanto gli ultimi due episodi, scenario di atti di sciacallaggio perpetrati ai danni, per lo più di anziani e malati. Sia nella zona est della città che in centro, ad entrare nelle case di due cittadini allontanatisi per visite mediche, alcuni occupanti che in barba a telecamere di sorveglianza hanno preso e svaligiato e occupato abusivamente due appartamenti, riducendo per strada i legittimi proprietari. Il sindaco Manfredi sulla vicenda lancia l'allarme e annuncia tolleranza zero. Questo è un tema che va affrontato con grande fermezza, perché l'idea che poi ci siano queste occupazioni abusive su immobili, che alcuni sono immobili comunali, altri sono immobili statali, è una cosa inaccettabile. Adesso ne parlerò anche col prefetto, perché credo che vada fatta una task force ad hoc che proprio affronti questo tema per fare in modo che queste occupazioni abusive vengano debellate, soprattutto se dietro a queste occupazioni abusive ci sono delle azioni che sono supportate dalla criminalità organizzata, e questo è un atto molto grave di illegalità che è inaccettabile nella nostra città. Transizioni è il tema della 35esima edizione di Futuro Remoto, storica manifestazione dedicata alla scienza ospitata a Città della Scienza a Napoli, a Bagnoli. L'edizione 2021, in programma da oggi fino al 3 dicembre, prevede un ricco programma di eventi online in presenza. Questo nuovo appuntamento è stato possibile grazie al sostegno della Regione Campania, delle 7 università della Campania, grazie all'Istituto Nazionale di Astrofisica, all'Ufficio Scolastico Regionale e al CNR. Il programma delle edizione 2021 è davvero ricco, saranno infatti 396 eventi, di questi 178 in presenza e 218 da remoto, 10 mostre che vanno dall'astronomia alla botanica, alla biologia, passando per la matematica, la fisica e la chimica. A tenere a battesimo l'iniziativa dedicata alle scuole e ai giovanissimi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha rinnovato vicinanza e attenzione al futuro di Città della Scienza, come sottolinea soddisfatto il presidente Riccardo Villari ai nostri microfoni. La Città della Scienza è una delle pochissime luci ancora accese in quest'area di Bagnoli. Per noi l'obiettivo principale è ricostruire il museo incendiato, è il segnale vero della rinascita, e quindi le nostre energie vanno tutte in quella direzione, e ci auguriamo che anche qui il dialogo sia più fecondo e che si possa risolvere questo problema. Come diceva anche il sindaco, auspicava anche lui, la regione, il presidente De Luca su questa linea già sono attestati da tempo. Con la precedente amministrazione c'era qualche nodo ancora da sciogliere, vediamo, con questa siamo fiduciosi che finalmente si riparte in maniera definitiva. Urlare basta alla violenza sulle donne. E il grido lanciato dal Palazzetto dello Sport di Cercola da attori, medici, avvocati, istituzioni, sportivi e volontari del Campus Salute nell'ambito del triangolare di calcio in campo contro la violenza, iniziativa nell'ambito delle manifestazioni in vista del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L'incontro di calcio ha visto sul parquet di Cercola la squadra degli avvocati contro quella del Campus e una rappresentativa del Napoli calcio femminile. L'incontro è stato promosso da Sportform. A parlarci della kermesse l'organizzatore Tommaso Mandato e il presidente del Campus Salute Pasquale Riccio. Stasera siamo qui per questo triangolare di calcio a 5, dove chiaramente l'ultima cosa è proprio la vittoria, lo sport, il calcio. La cosa più importante è che ci sia tanta gente e che arrivi quanto più possibile il messaggio contro qualsiasi violenza nei confronti delle donne. La prevenzione non è solo quello che riguarda ovviamente l'aspetto medico, quello della salute di ciascuno di noi, ma è anche un messaggio culturale, e questa sera, voglio dire, rientra pienamente in uno di questi obiettivi. La manifestazione è stata organizzata anche a favore dei bambini che vivono in contesti di violenza. Il ricavato della kermesse sarà devoluto alla Fondazione Forme e alla costituzione di una borsa di studio per la salute e la crescita dei bambini. Così l'avvocato Valentina De Giovanni. Molto spesso le donne giungono alla decisione finale di sporgere denuncia querela proprio per difendere i loro bambini dal gravissimo danno che scaturisce dalla violenza assistita. Ecco perché noi abbiamo pensato quest'anno di puntare la nostra attenzione proprio sul tema della violenza assistita, collegandoci anche al discorso della cattedra UNESCO e della salute anche dei nostri bambini.
Molti bambini oggi poi vivono anche la violenza Novax dei genitori, come spiega la professoressa Anna Maria Colao. Il vaccino ha salvato l'umanità da moltissimi virus. Il vaiolo oggi è scomparso per la vaccinazione. La poliomielite è quasi scomparsa in tutto il mondo grazie alla vaccinazione. Pensare che il vaccino non ci possa aiutare a combattere questa pandemia è antiscientifico. Artigianalità, tradizione, innovazione e sostenibilità. È una storia fatta da questi punti di forza, quella del birrificio artigianale napoletano, il primo birrificio 4.0 d'Italia, nato nell'ottobre del 2019. Ma è una storia che inizia nel 1953 con Mario Caso e che conosce la sua evoluzione importante con la nascita del 98 ad opera del figlio Vincenzo di Top Distribuzione, attualmente leader nel settore distributivo per food e beverage. Nello stabilimento del birrificio artigianale napoletano nasce Nartigiana, la prima birra prodotta con il sole di Napoli, che si propone come un omaggio all'arte del saper fare con il cuore e la passione. Vincenzo Caso, titolare del birrificio e presidente del consorzio di AL. L'idea nostra è di far diventare questa birra, insieme a tutte le eccellenze napoletane, un'eccellenza anche lei, quindi affiancare alle eccellenze napoletane l'artigiana. Come prima cosa è nato il laboratorio, prima il laboratorio e poi è nato il resto del birrificio, quindi noi tutti i processi li analizziamo. Oggi produciamo 4 tipi di birra, 2 a bassa fermentazione, una oro e una rossa e 2 ad alta fermentazione, una doppio malto e una ambrata. Tutte e 4 referenze vengono fatte anche in fusti. Per la prima, per la oro, usiamo dei fusti vuoto a rendere, quindi in acciaio. Per le altre 3 usiamo dei fusti in PET, con della sacca alimentare, con un processo particolare per far sì che questa birra mantenga le proprietà organolettiche per 33 giorni. La famiglia Caso mostra anche particolare sensibilità verso il recupero sociale con un protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della Giustizia, Centro per la Giustizia Minorile di Napoli, l'associazione Jonathan Onlus e il birrificio artigianale napoletano, che prevede l'assunzione di 2 ragazzi in misura cautelare o in messa alla prova collocati presso la comunità Jonathan. In via Argine, dove lo stabilimento ha sede, il birrificio e Nartigiana sono stati presentati al pubblico con un open day al quale ha preso parte anche il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola. Realtà come questa ne abbiamo bisogno, perché queste realtà familiari poi fanno crescere i posti di lavoro con i dipendenti e hanno la forza però di avere tutta la famiglia intorno all'azienda. Questa è, diciamo, l'eccezionalità di queste piccole e medie aziende, quindi gli dobbiamo dare man forte e dobbiamo fare in modo che non rimangano mai sole. La Camera di Commercio c'è e ci sarà. Nartigiana in bottiglia alla spina si propone in 4 declinazioni: oro, doppio malto, ambrata e rossa, e a questi 4 gusti si unisce in limited edition la birra di Natale. Durante l'open day di presentazione ogni gusto di Nartigiana è stato esaltato dalle creazioni culinarie di Monelli Tra i Fornelli, che opera all'Istituto Penale Minorile di Nisida, trasmettendo ai ragazzi l'amore e la passione per l'arte culinaria. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.